Salve a tutti Simmers, benvenuti al canale, io sono Mariscelle e siamo tornati nell'After Cinderella. Eccoci qui ragazzi, mi mancava tantissimo Cenerentola che è qui a suonare tra l'altro. Cara, facciamole una foto. Ciao Cenerentola, siamo tornati e come sapete è un fine prima parte. È un fine prima parte perché stiamo completando almeno parzialmente le serie per poterne portare avanti una alla volta. In questo caso stiamo portando avanti la 100 Baby Challenge. Tanto tu suona, poi andremo avanti anche con l'After Cinderella, ma intanto la chiudiamo, diciamo, per ora. E per questo fine primo capitolo accadrà qualcosa di particolare. Vi voglio fare un po' di memoria. Allora, Cenerentola ha partorito Stefano. Oh, caro Stefano. E si è ripresa il suo Adamo, che le era stato rubato da Genoveffa. Ovviamente Genoveffa non le perdona questa cosa e ha in mente una vendetta. Una vendetta che, come vi ho già detto, sarebbe avvenuta con la nascita di Stefano. Ma non sappiamo, ragazzi, di cosa si tratta assolutamente. È arrivato per Stefano il momento di crescere, quindi cucina e cucina una torta carruba e cocco, che è quella che io preferisco, che loro cucinino. Basta suonare, diventi una pianista. Cosa ti sei messa in mente? Intanto lui sta lavorando al computer, vediamo come è messo col lavoro. Bene, dovrebbe solo scattare una foto in un parco. E poi vediamo. Oh, intanto lui dorme. Qui ho già fatto una cameretta, è una bozza proprio di cameretta, perché comunque è tutta da arredare, ma avremo tempo, guardatela, per il nostro piccolino che voglio vedere a chi somiglierà adesso che cresce. Di chi è il telefono? Congratulazioni per il nuovo arrivo in famiglia, grazie. E ad Adamo, congratulazioni, va bene. Guardate lei com'è ispirata a cucinare. Penso che andremo anche a cena, ragazzi, a festeggiare, magari con tutta la famiglia. Lasciamo Stefano, non so, a casa, lo mandiamo all'asilo. Ah, Teseo ha finito, ecco qua i nostri bambini. Lui ha fatto una puzzetta, non ci posso credere. Vai a fare i compiti, Teseo, fai i compiti, forza. Lei come sta? Sta andando a fare la cacca furente. È furentissima, perché sei così furente? Niente, perché è una testa calda. È tornata anche Maria, che è furente anche lei per la scuola. Ciao Maria, eccola qui. Non so se a voi sono mancati, però a me sì. Roberta sta già dormendo, eccola. Comunque spero che questa pausa sia corta. Spero di riuscire veramente, insomma, a fare tutto in tempi brevi, perché voglio tornare presto dalla nostra Cenerentola e anche dalle altre serie comunque. Cosa fai tu di bello? Facciamo crescere il bimbo? Dai Stefano, ora passi di età. Vieni. Eccolo qua, bebè. Allora, accattivante. Vedo già che è ricciolo. Appiccicoso, curioso, scatenato, angelico, viziato, frivolo, indipendente. Io sono curiosa, ragazzi, per angelico. Voglio vedere un po' com'è. Angelico. Eccolo qua. Il nostro bambino angelico. Guardatelo, che carino. Che carino. Oh. Possiamo mangiare un pezzo di torta tutti assieme? Vediamo un po' per festeggiare, anche se non può mettere le candeline, però. Prendi una porzione per Stefano, dai, portiamo una porzione a Stefano. Vagliela a prendere. E tu, piccolo? Adesso ti cambiamo d'abito, eh? Adesso ti cambiamo e ti facciamo bello. A chi somigli? Allora, ho preso i capelli della mamma e anche gli occhi, forse. Voi cosa dite, ragazzi? Guardate che bello! I suoi primi passettini incerti. No, che carino. Va subito a giocare col tablet. Bravo! Ha imparato l'abilità di movimento. Eh sì. Intanto gli stiamo portando la porzioncina. Stefano, vieni a mangiare. La mia porzione di torta! Mi siedo qui così la mangio. Bravissimo. In bagno, da notare, è in bagno. Eccolo qui. Perché la torta si mangia in bagno, vero? Sì. Si mangia in bagno. Guardate che bello.
Sei bellissimo. Dobbiamo fare un bel po' di fotine, ragazzi, perché essendo un fine prima puntata. E allora, io quasi quasi gli tolgo questa. Ho un po' di paura del copyright, sinceramente. Quindi preferisco che non abbiano la radio. Ogni volta l'accendono, ogni 10 secondi, intanto qua mangiano la torta come se non ci fossero domani, il che va benissimo. E poi ragazzi andiamo al cinema. Tu stai dormendo? Sì, dai, ti stai riprendendo un pochettino. Anche tu, Maria? Sì, anche Maria. Beh, Maria sta bene. Lei avrebbe bisogno di due o tre cose in realtà, a parte il divertimento. Però deve anche andare in bagno, ad esempio. Magari ci puoi andare. Forza Roberta, vai in bagno. Guardate che carino. E tu, Stefano, adesso, sai cosa fai? Vai a cambiarti d'abito. Dove possiamo andare? Qui. Scegli un abito, forza. Ed eccolo qua, il nostro ricciolo. Che carino. Allora, lo cambio d'abito e poi ve lo faccio vedere. Ed eccolo qui, ragazzi. Gli ho tagliato un pochino i capelli. Guardate quanto è bello. Ho fatto una piccola foto. Così è in abiti quotidiani, in abiti formali, da notte e da festa. Lui sempre molto elegante perché ha preso dal padre ed è un principino. In più, ragazzi, ho anche rimesso le scarpe a Cenerentola perché era senza scarpe. Quindi torniamo in gioco. Ed eccoci qui in gioco. È furente perché zucchero subito. Eh no, mio caro. No, 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 no. Va bene, ragazzi. È ora di andare al cinema. Perché vogliono andare un po' a festeggiare fuori. Anche perché da un bel po' che non usciamo con loro. Lui lo lasciamo all'asilo o comunque al babysitter. E direi di andare. Viaggiamo con tutti. Ed eccoci qui ragazzi, tutti assieme, tutti quanti, a parte Stefano che è ancora un po' piccolino, certo, stanno tutti un po' male, ma facciamo una foto lo stesso, magari così. Oh, quanto mi mancherete, quanto mi mancherete. Allora, tu devi andare in bagno, no, anzi, tu hai solo fame, ma adesso mangiami i popcorn. Tu devi andare in bagno invece, quindi vai. Vai in bagno, non tentennare. Ci sono popcorn, già pronti. Allora, prendi una porzione insieme, corri. Maria è già qui che si prende i popcorn. Brava. E vai a vederti qualcosa al cinema. E poi, dopo aver preso la porzione, guardatevi un film magari. Intanto prendetela. Bravo anche tu. E tu, Adamo? Oh, sta arrivando. Abbiamo anche un fantasma. Ah, accidenti. Benissimo. Guardiamoci un film. Allora, guarda un film. Calcal College. I sì, morti viventi insieme. Forza. Un horror. Cenerentola. Ma siediti qui, no? Vicino al tuo Adamo. Forza. No, questa signorina ci ha rubato il posto. Non va bene, vabbè dai, l'importante è vedere il film. Oh, lui si è avvicinato però. Ah, bravo, bravo Adamo. Così si fa, così si fa. Ci si allontana dalle persone fastidiose e si viene vicino alla moglie e ai figli. Tua mamma ti copre la visuale. Ma no, poverina, sta cercando di guardare, ma non ci riesce. Ma no, ma cosa state facendo? E i vampiri esistono, sai? Non ci credo! Mio papà è pazzo! Vantati della famiglia! Ma guardate lei com'è presa, Maria! Sei presissima dal film! Adesso dovrebbe essere finito? Sì, è finito, è finito! Dai che è tardi e il bambino è a casa! Bene, anche tardissimo in realtà, c'è anche Miss Minchi, ragazzi! Miss Minchi e il marito, salve, salve, molto piacere Miss Minchi, al cinema, oggi ragazzi foto come se non ci fossero domani, vediamo chi c'è qua fuori, no, nessuno, vediamo al piano di sopra, c'è un barista fantasma per caso, non sono sicura, potremmo giocare tutti assieme qua, gioca un gioco arcade con tutti quanti, eh beh sì.
No, non possiamo con tutti, mannaggia. Allora, lei no perché gli scappa la pipì. Con tuo papà sì. Teseo non lo puoi chiamare. Magari con loro, dai. Con gli uomini di casa, forza. Anche perché si deve divertire. Bravi. Guardateli, due donne e due maschi. Dov'è il piccolo? Vieni, vieni a giocare. Vieni Teseo. E tu, Cenerentola? E lei è qui con la bambina? Va bene ragazzi, è ora di tornare a casa. Hanno passato una bella serata in più. È cresciuto anche il nostro piccolo Stefano, quindi sono veramente contenta. Torniamo dal piccolino e finalmente abbiamo rivisto anche tutti quanti i personaggi che a me personalmente mancavano. Quindi torniamo subito a casa. Il piccolino come sta? Sta bene. Ed eccoci qui ragazzi, finalmente a casa. Lei si è messa già a fare i compiti, complimenti. Allora, cos'hai da fare? Vediamo. Fai i compiti, benissimo. Tu stai bene? Fai i compiti anche tu, assolutamente. Lei come sta? Si deve lavare subito. Quindi magari vai a lavarti, no, non qui, sotto, perché è molto meglio. Fatti una bella doccia, no, una doccia prima di andare a dormire, una doccia. E Cenerentola sta benissimo, vuole solo andare a dormire, andare da suo bambino. Intanto lui è già a dormire. Controlliamo anche il piccolo Stefano. Dov'è Stefano? È sparito il bebè! È sparito Stefano, no! No, Cenerentola, guarda! Non c'è! No, non c'è! Svegliati anche tu! Svegliati, 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 svegliati! Non c'è più, non c'è più, non c'è più, ragazzi! Non c'è più! Sveglialo! Bravo! Brava, sveglialo! Alzati! No, è sparito! Stefano, ragazzi! Sparito, completamente! E questa è opera di Genoveffa. Ma dobbiamo controllare se è veramente la Genoveffa. Secondo me non è lì. È stata lei, ma non è lì, ragazzi. Ora sappiamo qual era il suo piano. E questa, ragazzi, è la fine prima parte dell'After Cinderella. Quindi immaginate la seconda parte. Sarà un caos totale. Andiamo subito a vedere se è qui, ragazzi, ma non è. Non è qui il nostro bimbo. Stefano è scomparso e non ce l'ha lei, ma è stata lei. Quindi io penso che Cenerentola e Adamo non si daranno pace per cercarlo. Hanno appena scoperto, hanno appena visto che lui non c'è. Finiamo qui la prima parte dell'After Cinderella. Tornerà tra un po' di tempo, devo calcolare, spero prestissimo. Quindi mettete un bel like se vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e anche a tutti i social che vi lascio in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!